bisognerebbe cercare di parlare piano, non fare troppa confusione, muoversi lentamente. Che cos'è uno spaventapasso? È un spaventapasso! Per fare gli uccellini, per non farli mangiare i semi! Bravo, accidenti! Dalle galline! Sono un po' pigre stamani. Vieni Anita! Silenzio. Questo è un pulcino che c'è nato il 15 novembre. Ora salta giù, eh? No. Dane le mani a uno. Siete troppi per averne detto una alla volta, se no va bene. Due, tre. Ma allora è bravo, la vedere. Lanciatelo, ho trovato un pallone, Ale. Sì, ma pallone. Meglio. Ma sono bravi, Una troccola. Sì. Un genitore cavallo e un genitore asino. Questi sono i famosi muli. Bravo, perché è molto vecchio. Allora... Poi l'asino è molto utile anche per fare altre attività, ad esempio il latte d'asina. Affrontare due è difficile. Che cosa stanno loro? Ora il posto della vertigine. Via! Via! Vai! Pronti, via! 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 Andiamo a Londra, ragazzi, andiamo a Londra. Ma è un attimo di subito! Qualcosa? Sì, guarda. Ora ci va tutti là, ci va là a disegnare. Anna! Quando c'era gli indiani, quando c'erano... Dai ora! Vado. Bravo! Abbiamo cominciato a chiappare. Bravo! Davvero, piano piano, l'ha visto? Piano piano ha cominciato. Altro che giubbottino, qua bisogna portare le mani. Siamo in partenza, Vabbè, Così, potete cantare ma con la vocina un po' più. Che devo io? Se la buttare nel parcheggio. O rimane a schiacciata. Busto più eretto, stai con il busto più eretto, spalle larghe. Portalo sulla stazionata. Bravo, mani bassi, bravissimo. E loro, siamo in carestia. E buttano via le bottiglie. Bravissimo. Poi ci devo ripigliare anche. Bravo.